E rieccoci di nuovo collegati con la trofei, con i trofei Wheel Up Moto Estate 2015. Race Attack 600, seconda manche, pronti a partire sulla griglia di partenza. Si correrà tardi in questa serata, siamo intorno alle 6 di sera, lo si può vedere proprio dalla luce, dai colori caldi caratteristici del tramonto che contraddistinguono l'atmosfera di questo circuito in questa manche. È tutto pronto sulla griglia di partenza, Carinelli è chiamato a replicare il risultato straordinario della prima gara, mentre Carniglia è chiamato a cercare di andare a mettere i bastoni tra le ruote a Carinelli, perché sembrerebbe essere l'unico in grado di andare a togliere la vittoria a Roberto Carinelli davanti. È tutto pronto sulla griglia di partenza, sguardo fisso puntato sul semaforo, piloti che partono proprio in questo istante e si parte con questa gara. Carinelli è partito molto bene, vediamo se riesce a portarsi di nuovo al comando di questa gara. Carinelli gira in prima posizione con Tarquini secondo, Messori terzo, Carniglia quinto. Carniglia partito male, deve rimontare sicuramente. Oh, la staccatona di Carniglia che ne passa due all'esterno. Straordinario, semplicemente straordinario. Andrea Carniglia ha fatto una manovra straordinaria, pazzesco il sorpasso di Carniglia che all'esterno ne ha passati due alla seconda curva e si è portato così in terza posizione. Grande la manovra, rischiosa, perché è rischiosa quella manovra lì, però gli è andata bene perché comunque è riuscito a ricucirsi con il gruppo di testa di Carniglia.